Innocente Curci, sono il presidente dell'associazione Green Sando e siamo qui oggi appunto per manifestare la contrarietà alla costruzione dello stadio di proprietà del Milan a San Donato Milanese. Come Green Sando, insieme al WWF, martedì 6 giugno avevamo organizzato una serata qui in aula consigliare per parlare appunto delle criticità che uno stadio da 60-70 mila posti in una cittadina da 32 mila poteva avere come impatto sulla città. In questa serata hanno parlato professori e professoresse del Politecnico di Milano, il dottor Di Bartolomeo, e abbiamo appunto evidenziato come già con il precedente progetto che è stato vagliato su quell'area, l'area di San Francesco, ed è il progetto della cittadella dello sport, dove è previsto un palazzetto da 20.000 posti, già con quel progetto tutti gli enti, quasi tutti gli enti che si erano espressi appunto sulle criticità che ci potevano essere dal punto di vista di traffico, sicurezza, viabilità, inquinamento, reperti archeologici e quant'altro, erano emerse delle posizioni piuttosto contrarie, no, alla realizzazione di questo progetto. Nonostante ciò non è stata fatta la valutazione ambientale strategica su quell'area e si è proceduti. Ora c'è un'ulteriore appunto escalation su quest'area, che è appunto quella di poter realizzare lo stadio di proprietà del Milan, cosa ovviamente molto molto più impattante rispetto al progetto originario. Allora, io non voglio ovviamente dire altro, perché interverranno tantissime persone. Abbiamo deciso come associazioni, comitati e forze politiche di fare una manifestazione tutti insieme, proprio perché il tempo è poco. Considerate che dal 6 al 17 che oggi abbiamo appunto solo 11 giorni per preparare questa manifestazione, anche perché dopo oggi penso che tanta gente se ne andrà bellamente in vacanza, e solitamente, scusate il termine, le porcherie si fanno d'estate, e quindi abbiamo cercato di accelerare e di fare questo momento di condivisione con la cittadinanza. Allora, un'altra cosa, terminati gli interventi, e qua vi chiedo la massima partecipazione da parte vostra, so che vuol dire perdere l'intera mattinata, però terminati gli interventi noi faremo un percorso che va da qui fino alla stazione ferroviaria di San Donato e poi si concluderà in Piazza Bobbio. Questo per far sapere anche alla città, almeno quella parte che verrà sicuramente impattata maggiormente da una possibile realizzazione dello stadio, cosa stiamo facendo. Quindi vi chiedo di partecipare. Noi cercheremo di essere brevi, brevissimi, e mi rivolgo a tutti coloro che interverranno, di stare entro al massimo i 4 minuti, in modo tale da poter andare poi tutti insieme in giro per la città. Allora, siccome l'impatto di uno stadio a San Donato Milanese non è solo un problema di San Donato, ma della città metropolitana di Milano, abbiamo invitato a parlare anche consiglieri comunali di Milano, e anche associazioni e liste civiche che hanno partecipato alle scorse elezioni del Comune di Milano. Quindi io lascio la parola a Enrico Federichini di Lista Beppe Sala, sindaco, per illustrarci un po' quello che è accaduto a Milano previamente. Grazie.